Ok, se io vi dicessi frasi tipo suonala Sam, suona mentre il tempo passa, oppure lui, forse noi oggi inauguriamo una bella amicizia, vi verrebbe in mente qualcosa? Se la risposta è affermativa, e spero francamente che lo sia, vuol dire che siete fan del film di cui parleremo oggi e sinceramente spero che lo siate perché oggi parleremo di un film che ha fatto la storia del cinema in un modo davvero meraviglioso. Ma bando alle ciance e cominciamo. Quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antelini e darò il benvenuto nel mio canale, il giovane dal golfino rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Casablanca, capolavoro cinematografico del 1942 diretto da Michael Curtiz, credo si legga in questo modo, magari andate a informarvi voi perché non so come si legga, penso si legga in questo modo, e con protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ah, e ovviamente vincitore di tre Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, qualora non aveste visto il film non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Casablanca si svolge appunto a Casablanca, come dice il nome stesso, che è questa città che si trova in Africa. Tra parentesi, quando ho visto il film non sapevo che Casablanca si svolgesse in Africa. Ero convinto che Casablanca fosse una città americana, ma questo è colpa della mia ignoranza, quindi sorvoliamo. Dicevo, Casablanca racconta la storia di Rick Blaine, un uomo che vive a Casablanca e che ha un locale tutto suo. Un giorno, in questo locale, arriva una donna di nome Ilsa, una donna del passato di Rick e con cui lui ha avuto una storia molto appassionante. E il nostro protagonista dovrà alla fine lottare per trovare il modo per salvare la sua amata, o meglio la sua ex amata, dalle forze tedesche. Mentre nel frattempo dovrà anche cercare di aiutare il marito di Ilsa, che sta cercando di scappare appunto dalle forze tedesche. Bene, passata a parte la trama, vado ad illustrarvi la mia opinione. Beh, sapete cosa c'è di buffo in Casablanca, che non c'è niente da dire, cioè è uno di quei film che, cioè è praticamente la perfezione cinematografica, questo film, tutto in questo film trasuda la perfezione cinematografica, quindi non c'è molto da, non ci sarebbe neanche niente da dire. Ma vi ho promesso un video, quindi cerchiamo di argomentare, dai. Allora, partiamo dalla storia, ecco. La storia è perfetta, cioè non ha punti deboli in alcun momento. Il film dura un'ora e mezza ed è giusto così. Non dura né troppo poco né troppo. Ha una durata perfetta. Racconta esattamente quello che deve raccontare e lo fa benissimo. Ma vogliamo parlare anche dei personaggi? Cioè, prendiamo Rick per esempio. Rick è uno dei personaggi più riusciti della storia del cinema. In parte perché Humphrey Bogart fa un lavoro eccellente nell'interpretazione e ancora oggi mi domando come è che sia possibile che non ci abbia vinto l'Oscar. Ma sorvoliamo. Ma anche voi di scrittura, Rick è un personaggio molto complesso. Non è semplicemente buono, ma non è neanche cattivo, è un po' una via di mezzo. Tecnicamente è l'eroe del film, ma è un eroe molto complesso perché da un lato lui agisce per il bene della donna che ama, Ilsa, ma dall'altro agisce anche per il bene degli altri. Lui all'inizio è un po' combattuto, lui sa di dover lottare per questa donna di cui è ancora innamorato nonostante il dolore che lei gli ha procurato, perché i due hanno vissuto questa profonda passione a Parigi, ma poi lei è scomparsa. È scomparsa prima che il loro amore potesse esplodere ancora di più. E questo quindi crea un conflitto interiore del personaggio di Rick. Ma nonostante questo, lui arriva a comprendere quello che deve fare e compie appunto questo gesto eroico, salvando sia Rick che suo marito. Sì, sia Rick, ciao, scusate lapsus. Volevo dire, salvando sia Ilsa che suo marito, permettendo a entrambi di lasciare Casablanca e di tornare finalmente in America liberi. Per poter proseguire la lotta contro il popolo tedesco. Insomma, è un eroe. Sì, è un eroe, ma è un eroe complesso, perché lui non è che agisce perché semplicemente sa che è giusto agire. Agisce nonostante sappia che lui non vuole farlo. E quindi ha motivazioni contrastanti, che tra l'altro esplodono meravigliosamente nel corso del film, tramite una solida narrazione e l'eccellente interpretazione di Humphrey Bogart. Ma anche il personaggio di Ilsa non è da meno. Lei è combattuta, lei è divisa tra due uomini, tra suo marito e tra Rick. Scusate se continuo a dire marito, ma nonostante mi piaccia il film, io non mi ricordo il nome del marito di Ilsa. Perdonatemi, questa è una mia mancanza, ma cerchiamo di andare avanti, che è meglio. Dicevo, Ilsa è combattuta. Da un lato vorrebbe seguire suo marito, andare avanti con lui, combattere insieme a lui questa lotta, ma dall'altra lei sa di amare ancora Rick, nonostante l'abbia abbandonato a Parigi. Il suo amore per lui non è tramontato, non è scomparso, è rimasto vivo dentro di lei. E lei lo sa, ma nonostante questo è combattuta tra questi due amori. Quale deve seguire? Qual è quello giusto? Alla fine lasciare che sia proprio Rick a decidere per lei, anche
anche se questa scelta lascerà inevitabilmente una cicatrice nel suo cuore che rimarrà viva per sempre, ed è proprio la scena finale a mostrarcelo, quando nella magnifica scena finale all'aeroporto i due si salutano. Issa, sì, sale sull'aereo insieme a suo marito, ma sale in maniera titubante, come se lei volesse restare, ma sa di non poterlo fare. Insomma, è un momento molto profondo e molto bello, che è stato trasmesso in tutta la sua potenza non solo grazie alla incredibile regia di Michael Curtiz, ma anche grazie all'incredibile interpretazione di Ingrid Bergman, che anche lei non è stata premiata con l'Oscar. Mamma mia. Ah, e poi non dimentichiamoci il personaggio di Louis Renault, il capitano tedesco. O era francese? Aspetta che non me lo ricordo. Credo fosse francese. Anche lui è un personaggio molto interessante, perché da un lato tecnicamente è un antagonista, perché sta dalla parte dei tedeschi, ma non è un antagonista veramente malvagio. Tra l'altro il suo rapporto con Rick è molto interessante, perché c'è questa, come posso dire, non direi amicizia, più che altro c'è questo rispetto reciproco che emerge più volte nel corso del film e che tra l'altro è portato molto bene in scena grazie a una solida scrittura. Ma solita scrittura qui intendo proprio, parlo dei dialoghi. Infatti i dialoghi fra Rick e il capitano sono molto belli. Tra l'altro anche gli attori fanno un lavoro eccellente nel portarli in scena, mostrando una magistrale interpretazione anche in questo caso. Sono dialoghi che servono a mettere in evidenza questa complessità, questo rapporto molto complesso che alla fine si rivela positivo, perché nella parte finale del film Renault capirà che Rick è effettivamente una persona valida e deciderà di scappare con lui, dando, come dicevo all'inizio del video, inizia una bellissima amicizia. E oltre a tutto questo, abbiamo anche un'eccellente fotografia, una regia di memoria, come dicevo prima, e una solida sceneggiatura. Insomma, Casablanca è l'apice del cinema americano. È un capolavoro che ha battuto la prova del tempo, grazie a una solida e profonda, complessa storia in cui personaggi di grande valore sono valorizzati sia da una solida scrittura, che anche da interpretazioni eccellenti. Un film che è rimasto giustamente nel cuore del cinema ed è ancora oggi un grandissimo, intramontabile capolavoro. Oltre che uno dei miei film preferiti, naturalmente. E settimana scorsa sono riuscito a vederlo al cinema. Dio mio! Oddio mio! Mamma mia, quanto. Non saprei neanche dire quanto sono stato contento di vederlo al cinema. Poterlo vedere in sala è stata un'emozione incredibile. Vedere su schermo questo grande capolavoro, vi giuro, volevo piangere, perché è stata un'emozione incredibile assaporare la potenza cinematografica di questa meraviglia, tanto in lingua originale. Ringraziamo il Signore per questo. Devo essere onesto, quando ho saputo che era tornato al cinema avevo paura che l'avrebbero ridoppiato con i doppiatori di oggi. Oddio, ma voi ve lo immaginate Casablanca con i doppiatori di oggi? Dio mio, sarebbe un orrore. Magari l'unico che si salverebbe sarebbe Pino Insegno, che potrebbe doppiare Rick, forse, proprio dico forse. O magari doppiare il Capitano Renault, sinceramente non saprei dirvi. Però no, meglio lasciarlo in lingua originale, perché Casablanca è un capolavoro e non va toccato assolutamente, meglio lasciarlo così com'è. E vabbè, non penso di aver aggiungere se non alla mia votazione numerica. Un voto da 10 do convintissimo 9,9. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. E cosa ne pensate di Casablanca? Siete d'accordo con me nel definirlo uno dei più grandi film della storia del cinema, oltre che un grandissimo capolavoro? O magari siete per quelli che non l'hanno apprezzato? Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E come sempre, se c'è qualche critica che ci stisca, fatemi sapere nei commenti. Ah, e anche oggi, come al solito, lascerò nei commenti i link per il mio libro. Ah, tra parentesi, prima di chiudere una piccola notizia. Settimana prossima arriverà la recensione del primo capitolo di una saga cinematografica, che però ho già fatto in passato, per cui se vi sembrerà di aver sbagliato video, tranquilli, non avrete sbagliato video. È perché ho deciso di rifare una vecchia recensione che mi era venuta malissimo. Comunque, ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.